Il Policlinico Umberto I ancora una volta ha dimostrato di essere particolarmente vicino e attento al mondo femminile e lo ha fatto in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale Femminile della Depressione Postpartum, aderendo all'iniziativa nazionale promossa dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna Bollini Rosa 2013. Quella della depressione postpartum è un tema molto importante, tante le donne che la sottovalutano, una depressione che può incidere per tutta la vita. Come la si affronta? Questi convegni servono veramente ad affrontare queste problematiche così importanti che voglio ricordare il recente convegno che abbiamo fatto sulla violenza sulle donne. Cioè dire, noi stiamo mettendo a disposizione dell'ostetrice, della ginecologia, anche una figura di uno psicologo, proprio per aiutare le donne che dovessero trovarsi in difficoltà. Il Policlinico, indipendentemente da tutto, è una struttura sanitaria che riserva una particolare attenzione proprio alle problematiche femminili. Tra i relatori del convegno anche il preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria Adriano Redler, che ha messo in evidenza come l'Umberto I si sia distinto ancora una volta per la grande attenzione che ha dedicato al mondo femminile. Il Policlinico ancora una volta dimostra la sua vicinanza alle donne. Oggi si discute di un argomento per troppo tempo forse sottovalutato, che è la depressione postpartum. Sì. Per molto tempo sottovalutato, che anche ha creato tanti problemi anche dal punto di vista dell'immagine giudiziaria. Voi avete visto anche ieri l'esempio di quella donna che nel periodo postpartum ha cercato di accoltellare il proprio figlio, perché le depressioni femminili con il parto sono una delle evenienze fortunatamente molto rare che non bisogna dimenticare. Ma oggi soprattutto segniamo una vittoria del Policlinico, perché ci sono stati attribuiti a livello nazionale i 5 Bollini Rosa. È uno dei pochissimi ospedali italiani che raggiungono questo livello di successo, perché tutto l'ospedale universitario tende a sostenere l'immagine dell'altra parte del cielo, che non bisogna dare difficoltà alle donne, soprattutto quando lavorano nei loro momenti di difficoltà. E quindi si sono attivate alcune iniziative come il Pass Rosa, che permette alle donne di fare alcuni esami nel corso di poche ore nel pomeriggio, prenotandole per tempo e dandogli una risposta al di fuori del momento del lavoro. C'è la possibilità, come vedete oggi, di discutere i problemi legati al parto, i problemi legati alla femminilità, e quindi è l'ospedale che è stato riconosciuto a livello regionale sicuramente l'unico che ha i 5 Bollini Rosa e che l'attenzione femminile tende sempre più a sottolineare, anche perché ormai la maggior parte degli studenti che si iscrivono a medicina, degli specializzandi che frequentano le corsie, sono donne. Ma venerdì 18 è stato anche il giorno di inaugurazione dell'anno accademico, come ha sottolineato il rettore dell'Università La Sapienza di Roma, Luigi Frati. Abbiamo inaugurato l'anno accademico delle professioni sanitarie e questa iniziativa del parlare della linea femminile all'interno degli ospedali è molto importante. Si inserisce un'attività che ormai sta andando avanti da anni, nel quale il mio delegato per le pari opportunità e per le questioni sociali, la professoressa Occhionero e il professor Panitteri, vanno avanti. Abbiamo la soddisfazione che il Policlinico è l'unico ospedale del Lazio che ha 5 Bollini Rosa, come dire che i percorsi che servono alle donne, dalla prevenzione a quello che riguarda la ginecologia ostetricia, alla prevenzione di malattie e così via, sono diciamo full present, nel senso che abbiamo raggiunto tutti gli standard che sono richiesti da questa valutazione. Grande risultato che va mantenuto, perché non bisogna mai fermarsi sugli allori, perché l'utenza principale nostra, che sono da un lato gli studenti, dall'altro i malati, va sempre tenuta al primo posto nelle nostre considerazioni. Il massimo punteggio di Bollini Rosa è stato ottenuto dal Policlinico Umberto I anche grazie a un grande lavoro di squadra, come ha ben spiegato il referente per il programma Bollini Rosa, Gaetano Panitteri. È stata un'iniziativa sorretta autorevolmente dal rettore in primis, dalla professoressa Marisa Ferrari Occhionero, delegata del rettore per le politiche sociali e di genere, e io ho cercato di fare la mia parte. Il Policlinico Umberto I è un policlinico di eccellenze, dove ci sono dei professori universitari e personale sanitario, oltre che ovviamente personale dirigenziale ed amministrativo, direi di massima professionalità.
e noi volevamo che questo potesse risultare anche all'esterno nei confronti della popolazione. Ed in particolare ci siamo impegnati in questo progetto, che è un progetto a livello nazionale, laddove gli ospedali che riescono a dimostrare di saper fare un percorso virtuoso riguardante una sensibilità al femminile possono partecipare appunto a questo concorso, e noi siamo riusciti ad ottenere il massimo dei bollini rosa. Poi il numero dei bollini conta poco, siamo riusciti ad ottenere il massimo ed è stato un risultato al quale noi abbiamo lavorato fortemente e che ci consente di stare quindi in un network nazionale di ospedali, per cui quando si svolge un evento si svolge contemporaneamente in tutti questi ospedali che hanno ottenuto i bollini rosa, chi uno, chi due, eccetera, questo non ha importanza, e quindi si possono in questo senso organizzare degli eventi. L'evento di oggi è un evento particolarmente importante, anche nel periodo che noi stiamo vivendo si parla sempre di più, è una parola terribile, mi viene anche difficile pronunciarla, femminicidio. E quello di poter fare una giornata in cui si parla della salute mentale al femminile, della depressione postpartum, vuole rappresentare anche un atto simbolico rispetto appunto a una sensibilità verso queste problematiche spesso tragiche.